Premiato nel 2017 dalla ONG Carbon Disclosure Project, con la conferma del gruppo delle 112 società che hanno raggiunto il livello A per le prestazioni in tema di mitigazione dei cambiamenti climatici, il gruppo Intesa San Paolo si conferma come soggetto finanziario tra i più attenti alle tematiche della CSR, che ingloba sia nelle attività interne sia nelle proprie strategie di business. La banca può fare moltissime cose per la sostenibilità, Intesa San Paolo è da sempre attiva in questo ambito, lo può fare verso i propri clienti, ad esempio con tutta una serie di progetti di inclusione finanziaria, lo può fare verso la comunità, come proprio contributo alla comunità, lo può fare verso l'ambiente, verso i propri fornitori, lo può fare verso le proprie persone, quindi con la valorizzazione delle persone, con la formazione, con la conciliazione casa-lavoro. Quindi gli ambiti su cui può essere attiva una banca sono molto, sono molteplici, perché riguardano sia l'attività interna diretta sia l'attività indiretta. Del ruolo che gli operatori finanziari possono avere nella realizzazione di iniziative e strategie di CSR se ne è parlato a Torino nel corso della seconda tappa del tour italiano Le rotte della sostenibilità, che il Salone della CSR e dell'innovazione sociale ha organizzato in vista dell'appuntamento nazionale a Milano il 2 e 3 ottobre. Intesa San Paolo ha contribuito ai lavori portando l'esperienza del successo al collocamento del primo green bond italiano. Siamo stati la prima banca italiana che a giugno dello scorso anno, 2017, abbiamo emesso un green bond da 500 milioni di euro. È sostanzialmente una raccolta di fondi presso investitori istituzionali per andare a finanziare dei progetti che vanno definiti e che noi nel nostro framework abbiamo identificato come le energie rinnovabili e azioni di efficienza energetica. Devo dire che il Green Bond è stato particolarmente apprezzato dal mercato, perché a fronte dei 500 milioni di euro, che era l'ammontare dell'emissione, c'è stata una richiesta superiore ai 2 miliardi, quindi sicuramente un grande interesse da parte del mercato.